Buongiorno, io sono Paola e faccio l'executive coach. La riflessione che vi propongo oggi è questa. Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela. La motivazione è quel qualcosa che ci mette in moto, che ci fa partire. Possiamo definire la motivazione come azione. Quando abbiamo un desiderio, un sogno, questo diventa un vero e proprio obiettivo quando è la motivazione che ci dà la spinta verso la realizzazione. È ciò che porta a trasformare un'idea in realtà. Provate un attimo a ricordare quando avete avuto successo, per esempio quando siete riusciti a mettervi in proprio, quando avete aumentato la produttività, quando avete incrementato la vostra clientela o rilevato l'attività di famiglia. Riflettete un attimo su cosa vi ha spinto ad agire e vi ha permesso di ottenere tutto ciò. Qual era l'energia che vi ha portato in quella direzione? Ora invece provate a pensare a quante idee avete ancora nella testa e non sono state ancora realizzate e sono rimaste inespresse. Cosa fa la differenza tra quello che avete realizzato e quello ancora avete da realizzare? La risposta è la motivazione. La motivazione è proprio quell'energia che ci mette in azione. È l'acquisto della voglia di fare e di fare subito. C'è poi anche la necessità di mantenerla nel tempo e questo ci serve perché, nonostante la motivazione, ci possono essere degli ostacoli o delle difficoltà lungo il percorso. Ognuno di noi però è mosso da motivazioni diverse. In che modo allora è utile lavorare con un coach? Lavorare con un coach ti permette di capire qual è la tua spinta emotiva, cosa ti mette in moto, come mai una determinata situazione e un desiderio che hai è rimasto un sogno e altre cose invece le hai realizzate. Che tipo di motivazione, cosa ti spinge ad agire? A questo proposito vi offro un piccolo schema di riflessione con la quale, se volete, potete identificare quali sono le vostre emozioni, quali sono quelle spinte che vi portano ad agire, a identificare quali emozioni o bisogni ci sono alla base del vostro comportamento. Per esempio, se il tuo bisogno di fare una determinata scelta è dettato da un guadagno, da un desiderio di guadagnare di più, allora la tua motivazione sarà di tipo utilitaristico. Se alla base della tua voglia di agire c'è il desiderio di avere potere, di avere controllo, allora la motivazione che c'è alla base di questo bisogno è creare una forte leadership. Quindi vi lascio questo schema di lavoro in modo che possiate analizzarlo e comprendere in qualche modo, se vi va, quali sono i bisogni che ci sono alla base della vostra motivazione, cosa vi mette in moto. Fare delle sessioni di coaching può essere utile per comprendere cosa c'è alla base delle vostre scelte e delle vostre non scelte. Buon lavoro!